Davide Tranchina, buongiorno. Buongiorno Livio. Benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare di arte, qui nel Posto delle Parole dove raccontiamo molte cose, ma ci piace raccontare l'arte per renderla da una parte fruibile da un punto di vista, come si diceva poco fa, semplicemente di una parola straordinaria, quella l'antica curiositas, la curiosità. Davide Tranchina insieme con noi per raccontare di una mostra. Però prima di raccontare la mostra vorrei che Davide Tranchina raccontasse ai nostri ascoltatori qual è stato il suo percorso, perché raccontare una mostra sì è importante, però bisogna comprendere come a questa mostra, tra l'altro intitolata Cieli Impossibili, la personale di Davide Tranchina al Gaggenau, allo spazio Gaggenau di Milano, organizzata con la cura di Sabino Maria Frassà per il Cramum, questo think tank veramente molto particolare che spesse volte raccontiamo. Ebbene, Davide Tranchina, torniamo di nuovo a come Davide Tranchina in una maniera molto semplice si è avvicinato alla parola arte. Era già la parola fotografia quando cominciava Davide Tranchina ad avvicinarsi alla parola arte? Ma dunque, come formazione io sono figlio di restauratori di opere d'arte, per cui ho sempre vissuto all'interno di questo ambiente, diciamo che non ho dovuto combattere delle battaglie per affermare la mia vocazione, ma è stato tutto molto semplice e in una linea di continuità. Però da subito, quando ero ancora ragazzo, la fotografia si è configurata come uno strumento per me molto interessante fin da giovanissimo, ed è stato quello, diciamo, anche un motivo per vivere l'arte da una prospettiva diversa rispetto a quella di formazione familiare, per cui sicuramente la fotografia come possibilità di rappresentare il reale in senso ottico è stato subito un elemento che mi ha in qualche modo sedotto. In qualche modo sedotto, ma la parola seduzione ci porta, è una parola che porta verso qualcuno, verso qualcosa. E questa seduzione dove ha portato Davide Tranchina nel suo percorso artistico? Sì. Ma inizialmente l'aspetto che mi sembrava interessante del mezzo fotografico, e diciamo lo colloco in una stagione che ha a che fare con la metà degli anni 90 del Novecento. Era un interesse che verteva l'analisi di un tema allora piuttosto attuale, cioè il rapporto tra realtà e finzione. E in quel periodo, anche diciamo sulle orme di alcuni grandi maestri, la mia ricerca si occupava proprio di leggere questi aspetti della realtà, per cui se vogliamo quella fase iniziale era una fase più di analisi, sicuramente una fase essenziale per quello che sarebbe stato il percorso successivo. Poi, diciamo, dopo una decina d'anni, quindi direi intorno al 2005-2006, invece la mia idea è che in qualche modo il reale, il modello di realtà che in qualche modo mi trovavo di fronte, per quanto fosse interessante in questo bilico tra realtà e simulacro, non mi bastava. E quindi da quel momento in poi, ed è stato un momento diciamo catartico all'interno del mio percorso artistico, ho deciso di spostare la mia attenzione sulla possibilità che la fotografia come strumento di certificazione del reale mi consentisse di creare una realtà altra. Quindi in qualche modo rifondare
alcuni principi che nel momento in cui poi precipitavano all'interno dello spazio fotografico acquisivano automaticamente poi un senso di vero, di esistito. E questa è stata poi la parte, diciamo, invece del lavoro che mi ha condotto fino a quella che oggi possiamo osservare come la mostra Cieli Impossibili. Però prima di arrivare a Cieli Impossibili, sì, dai, tranquilla, io sono rimasto molto colpito da quello che ho sentito poco fa, il passaggio, se ricordo bene, dalla realtà al simulacro. Ora, la parola simulacro è una parola importante, una parola antica che forse ha necessità di essere sottolineata proprio nella sua simulacro, non è solamente la statua, no? Ma simulacro deriva anche, se non ricordo male, dal simulare, cioè a dire la possibilità di raffigurare in forma simile. E qui viene il gioco di questa parola, ed è per questo che voglio ritornare su questa parola, dai, tranquilla. Se la fotografia, mi scusi, magari le faccio, se faccio delle domande stupide, abbia la compiacenza di fermarmi, abbia la compiacenza veramente di dirlo. Se la fotografia, quando io scatto, rappresenta una realtà, sì, anche se io non la vedo i miei occhi totalmente, ma quello che io scatto è la realtà. E invece se io simulo è una raffigurazione in forma simile. In che modo allora la fotografia si può esprimere? Più nel suo concetto di reale oppure nel suo concetto della simulazione? Ma dunque, intanto è una domanda bellissima e complessa. E, sicuramente, come in tutto, le situazioni dal mio punto di vista interessanti, gli elementi si accavallano e il tema del rapporto che la fotografia instaura inevitabilmente con il referente, quindi è in qualche modo la copia di ciò che otticamente noi vediamo con gli occhi, è una parte però limitata, come dal mio punto di vista è una parte limitata il modello di realtà che viviamo soprattutto noi in Occidente. Quindi in qualche modo attraverso il tema della mimesi, che diventa fondamentale in questo processo, la fotografia, per quel che mi riguarda, non è più non è esclusivamente uno strumento che rappresenta ciò che in qualche modo è esistito, anche solo per una frazione di secondo davanti a una fotocamera, ma diventa una occasione attraverso questo escamotage della finzione per rivelare aspetti del vero, della contingenza, che in qualche modo vanno oltre l'apparenza delle cose. Mi rendo conto, Livio, che sto, come dire, forse complicando le cose. No, anzi, però io su questa cosa mi aggancio un'altra parola dopo il simulacro, la parola mimesi, che ci porta anche qui nella somiglianza, no? Nell'imitazione. E nelle parole di Davide Tranchina risuonava un'idea platonica, no? Che la somiglianza delle cose rende la somiglianza anche a quello che io devo rappresentare attraverso le mie idee, no? Forse una concezione troppo platonica dell'arte, però l'arte passa anche attraverso un'idea, una visione filosofica di quello che è la realtà. Assolutamente, io personalmente ho fatto un ciclo che si riferiva proprio al mito della caverna e quindi... E quindi ci siamo. Sì, ci siamo, anche perché in qualche modo il mio è un tentativo costante di connettermi con quelli che sono gli elementi fondanti di questo strumento di rappresentazione. E se vogliamo allargare il discorso, questo strumento di rappresentazione intorno ai primi decenni dell'Ottocento diventa in qualche modo la manifestazione di un desiderio di realtà che è sempre esistito nell'uomo. Infatti buona parte della mitologia ci riporta racconti che in qualche modo anticipano, a volte in senso addirittura allarmante, quella che sarà poi l'invenzione che verrà appunto chiamata fotografia. E quindi è questa necessità fortissima da parte dell'uomo originaria, ancestrale, in qualche modo di fermare la realtà, di bloccarla, e questo è uno dei motivi per i quali concettualmente io cerco di andare esattamente in quelle zone. Sono delle zone che
per quel che mi riguarda, molto spesso ci parlano di distanza, no? Quindi di una dimensione ai limiti del reale, una dimensione che dal mio punto di vista oggi in una società pienamente connotata come la società delle immagini, è una società in cui l'immagine sta perdendo la sua funzione originaria, no? Quindi come strumento, l'immagine come strumento di conoscenza. Oggi è molto difficile orientarsi all'interno dell'universo delle immagini, perché sono talmente tante che per noi è molto complicato muoverci. Quindi il fatto di riuscire a produrre immagini, nel mio caso immagini fotografiche, che ancora stabiliscano un'occasione di conoscenza tra me e l'alterità, tra me e un osservatore, forse è uno dei temi che ricorrono nel mio modo di lavorare. E adesso veniamo a Cieli Impossibili. Come è avvenuto l'incontro con il curatore Sabino Maria Frassà per arrivare poi alla creazione di questa mostra a Milano dallo spazio Guggenheim? Dunque, devo dire che Frassà mi ha contattato perché aveva visto una mia mostra e da lì è nato un rapporto di dialogo, un rapporto anche di dialogo nel tempo, nel senso che il progetto di mostra è cresciuto, cioè ci è voluto un anno, e è stato un rapporto molto interessante proprio perché ha avuto anche un tempo per esistere. E naturalmente devo dire che in questa relazione di idee che abbiamo avuto, lui è stato molto coraggioso nel affermare in qualche modo anche una radicalità, cioè invece che scegliere più genericamente altre mie immagini, altri miei cicli che molto spesso mi parlano di cielo, molto spesso parlano di infinito, molto spesso parlano appunto di distanza, invece in questo rapporto dialogico che abbiamo avuto è venuta fuori l'idea che lui è stato, e lui ha difeso in qualche modo, di concentrarci invece solo su questa serie di orizzonti, che sono poi quelli che in qualche modo scandiscono, ritmano la mostra presente a Milano in questo momento. Vorrei ritornare su, oggi nelle conversazioni è il giorno dei ritorni sulle cose, però ho il vizio di appuntarmi alcune cose, il vizio un po' scolastico che scrivo quando ascolto il parlare. Poco fa Davide Tranchina ha detto una cosa che per me è molto importante per una mostra, ma non solo. Diceva: ha avuto un tempo per esistere. Ecco, perché non sempre le mostre hanno possibilità di avere un tempo per esistere. Questo è molto importante, vuol dire che quella relazione di idee a cui faceva riferimento poco fa Davide Tranchina è importante per dare alla mostra la possibilità del tempo per esistere, quindi penso che sia la gestazione nell'arrivare poi a un progetto che noi del pubblico non possiamo immaginare nel suo dettaglio, ma lo percepiamo e lo vediamo già realizzato, ma dietro c'è uno studio, un percorso, un confronto. No, infatti Livio, la specialità di questa mostra per me non è soltanto nell'esibizione di questi 15 pezzi che compongono il percorso, ma è ciò che c'è stato dietro, quindi l'idea è anche di essere riusciti a, con fatica, perché non è semplice, in un tempo di accelerazione come il nostro, a scegliere invece una modalità di costruzione di questo itinerario che ha avuto a che fare necessariamente anche con la sedimentazione, quindi l'idea di poter in qualche modo ritornare, no, sui propri passi, rivedere alcuni passaggi, è per quello che credo sia una mostra in qualche modo robusta, perché ha avuto anche un tempo di, come diceva giustamente, di gestazione, e tutto questo dal mio punto di vista si sente poi nel risultato finale, si sente in ciò che poi vedono
gli osservatori, gli spettatori, quando la visitano, anche virtualmente, voglio dire, non è chiaramente oggi è il tema della distanza, in questo senso è un'altra sfida interessante che ci pone anche delle occasioni, ma che naturalmente noi dobbiamo avere il tempo di poter pensare, avere il tempo di poter esplorare, no? E questo è stato un po' diciamo ciò che ci ha accompagnato in questo tempo, se vogliamo, lungo per una mostra di arte contemporanea, perché normalmente si lavora ovviamente su dei ritmi più sostenuti. E adesso veniamo, chiudendo la nostra conversazione insieme con Davide Tranchina, dentro le immagini fotografiche, 15 immagini fotografiche che rappresentano questi cieli impossibili. E quando parliamo di mostre d'arte, chiediamo sempre ai nostri ospiti, e oggi a Davide Tranchina, di estrarre una delle opere e farcele vedere a parole. Dunque, estrarrei dal percorso un'immagine un po' particolare per gli ascoltatori che dovessero in qualche modo visitare la mostra. Ci sono una serie di orizzonti, tre dei quali non sono definiti, non hanno la linea, diciamo, che li attraversa, ma uno di questi orizzonti è piuttosto singolare, quello che io diciamo considero come il punto di un punto di fondamentale di passaggio all'interno del percorso. È un orizzonte che si presenta, sono due orizzonti, in realtà è un'opera doppia, collegata, sono due orizzonti che ci parlano di un cielo impossibile, perché è un cielo rosso, e quindi non riusciamo più a capire se siamo di fronte alla visione di una porzione di mare e cielo, come nelle altre immagini presenti in mostra, o invece stiamo osservando come da un satellite la superficie di un pianeta. Il rosso è presto detto, visto che questo lavoro sugli orizzonti è anche una riflessione, è contemporaneamente una riflessione sul tema della luce, quindi sulla particella fondamentale che fa esistere la fotografia. Ho scelto di in qualche modo far sedimentare sul materiale fotosensibile, senza l'utilizzo della fotocamera, la luce rossa che noi colleghiamo spesso nel nostro immaginario alla fotografia, e cioè la luce rossa della camera oscura, del luogo dove nascono le immagini. E questa, dal mio punto di vista, che è tra l'altro sono anche pezzi inediti, costruiti apposta per la mostra da Gaggenau, è un momento, devo dire, fondamentale. Un momento fondamentale per immergersi con lo sguardo in questi orizzonti e lasciarsi, per così dire, forse non uso una parola corretta, invadere dai colori, dalla luce. E poco fa Davide Tranchina citava la camera oscura, cioè il buio, e oggi noi la parola buio la ritroviamo anche in questa forma di estrema luce, come quella dell'immagine fotografica. E quindi dove c'è luce c'è ombra, quindi c'è buio. Fotografare significa scrivere con la luce, si dice, però è nell'ombra che l'immagine rivela anche il suo carattere. Davide Tranchina, in questo tempo sicuramente molto particolare, che speriamo si evolva in maniera positiva, in che modo queste immagini di cieli impossibili, ecco, parlano al nostro sguardo, al nostro vivere? Ma in realtà, Livio, non lo so, però posso dire cosa ha spinto me a farle, a produrle, a crearle, e cioè il tentativo di in qualche modo testimoniare con uno strumento che noi connettiamo al vero altri orizzonti, altre possibilità, sia dello sguardo, ma se vogliamo anche
di più della realtà stessa, perché io ritengo, come molti peraltro in tante discipline diverse, che la realtà sia molto più complessa di quella che esperiamo unicamente con i sensi, quindi in qualche modo anche la possibilità di testimoniare qualcosa che va oltre il dato retinico, nel caso specifico della fotografia, ma che in qualche modo ha a che fare con la realtà, per quanto possa sembrare paradossale. Quindi l'idea era proprio quella di restituire altre occasioni di visione. Ecco, questo è un po' uno dei temi principali poi del mio lavoro. Prima di salutarci, Davide Tranchina, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? In questi giorni è un libro, non è un libro recente, ma come spesso mi capita sono letture che in qualche modo mi portano in un altro tempo, perché io col presente ho un rapporto abbastanza conflittuale, ed è un libro di Gurdjieff che si chiama Incontri con uomini straordinari. Incontri con uomini straordinari, lo stesso Gurdjieff è straordinario già di per sé, già semplicemente citare il suo nome credo che sia già compiere un atto straordinario. Intanto grazie davvero Davide Tranchina per il tempo dedicato a scoprire l'artista, l'uomo Davide Tranchina e i cieli impossibili, ricordiamo, in mostra a Milano da Gaggenau Design Elementi. Grazie ancora e buona giornata. Grazie, arrivederci.